L'IT è energia, informazione, comunicazione, telefonia. Il tema che tratta l'Associazione Elettrotecnica in questa maniera è perché vuole collegare la sostenibilità energetica alla sostenibilità politica, economica e sociale. L'Italia ha un buon livello di sviluppo nel settore della green economy e cosa si dovrebbe fare per implementarlo? È il sistema che va visto. Non esiste un'economia di una nazione, ma esiste un'economia e una regolamentazione del sistema. Abbiamo avuto l'ambizione di svolgere questo convegno in Italia, in particolare a Napoli, che anche ha una tradizione, nella speranza che l'Italia, ma in questo caso vediamo anche noi un po' più piccini, possiamo nel futuro avere un ruolo, perché tutti quanti vediamo che ormai non esiste più una politica in generale di una nazione, ma esiste una politica di un'area, in particolare quella del Mediterraneo, influenzata dall'evoluzione anche delle nuove realtà sociali ed economiche che vengono dai paesi in via di sviluppo. Quanto è importante questo appuntamento per la città partenopea? L'AET è un'associazione molto importante per la filiera e noi siamo orgogliosi come ordine professionale per avere la presidenza della delegazione partenopea. Lo sviluppo sostenibile e l'energia sostenibile oggi ha raggiunto dei risultati tali da poter essere competitiva anche con l'energia tradizionale. Si può vedere come costo globale il costo iniziale, l'investimento iniziale, che purtroppo deve essere sostenuto, ma se noi abbiamo la lungimiranza di vederlo neanche più a lungo termine, ma a medio termine, un investimento a medio termine, vediamo che sicuramente l'energia alternativa, un'energia sostenibile, costa molto meno dell'energia ordinaria. Più continuiamo nella ricerca, più continuiamo nella sperimentazione, ed è questo l'appuntamento importante della 3 giorni dell'AET, più vediamo che l'energia sostenibile, l'energia alternativa, andrà sempre a costare meno dell'energia ordinaria, dell'energia classica, dell'energia dovuta da fossili. Non solo, non solo utilizzando risparmiamo in termini economici, ma risparmiamo anche nel bene del nostro pianeta.